schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Traditi tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ehi, bella a tutti ragazzi, ciao a tutti e benvenuti sul canale, io sono Maxi e in questo video vi porto il nuovo, o meglio quello che tutti spacciano per nuovo, glitch dei soldi, ma non è nuovo, è solamente che ha una piccola variante, è stato migliorato, quindi io direi più che nuovo, migliorato, ok? Non lo spacciamo per nuovo money glitch, non famo come gli after patch, insomma. Per fare questo glitch abbiamo bisogno di un amico che ci darà una mano, della base operativa, ma solo nel primo passaggio del glitch dovremo fare questa cosa, poi non ne avremo più bisogno, ma lo andremo a vedere in seguito. E come già detto, la base operativa deve essere piena, perché altrimenti non ci darà questo messaggio, e l'auto che staremo utilizzando ovviamente deve venire da un altro garage. A questo punto, quando avremo quel messaggio, diremo al nostro amico di scendere dal nostro veicolo, e quando sarà sceso cancelleremo il messaggio e il nostro amico potrà occupare il nostro veicolo. Il nostro veicolo dovrà avere accesso al veicolo a tutti, altrimenti il nostro amico non potrà guidarlo. Però penso che questo è sottinteso, spero che sia sottinteso. A questo punto ragazzi, non andremo a fare il glitch né nella base operativa né nel garage che sta qui vicino, ma andremo a farlo nell'arena war ragazzi. Quindi io ho preso un elicottero del Securo Serve e mi sto dirigendo all'arena ragazzi, perché andrò a fare il glitch all'arena war. Non ho caricato diciamo il mio amico con me in macchina, la mia ragazza con me in elicottero, perché tanto comunque si sarebbe dovuto allontanare, e quindi va bene così dove sta adesso. Adesso vi spiego un'altra piccola accortezza, stupidaggini ragazzi, che però sono molto utili. Quindi a questo punto ragazzi, siamo qui nell'arena. L'unica cosa che dovremmo fare è diventare Motorcycle Club, quindi io vado a dimettermi da CEO e divento Motorcycle Club e vado a chiamare una Faggio ragazzi. Io in questo caso chiamo una Sanchez, perché non sapevo se avevo Faggio nella clubhouse, quindi ho comprato Sanchez nell'arena e le ho messe nell'arena e le ho chiamate direttamente dall'arena. Quindi a questo punto, mentre il nostro amico è lì, noi diventiamo presidenti del Motorcycle Club e richiediamo un veicolo. Se al nostro amico non sparirà il veicolo che ha sotto al culo, ovviamente dovremo richiedere una Faggio ragazzi, io richiedo una Sanchez per non sbagliarmi, e mi raccomando che le Sanchez o le Faggio o qualunque moto non stiano dentro la clubhouse, perché le auto nella clubhouse non entrano e quindi diciamo che il glitch potrebbe andare storto. Quindi a questo punto, come state vedendo, il nostro amico è sempre qui sull'auto, e a questo punto noi che cosa dovremo fare? Dovremo entrare nell'arena war ragazzi e prendere l'auto che vogliamo duplicare. Mi raccomando, il vostro amico non deve scendere dal veicolo fino a che non glielo direte voi, perché altrimenti se scenderà prima dal veicolo, automaticamente l'auto che ha sotto al culo gli sparirà da sotto al culo e ci saremo pregiudicati il glitch e non potremo più fare il glitch. Quindi mi raccomando, fate bene attenzione a ciò che fate. Mi raccomando, come ho già detto prima, le vespe o le moto non devono provenire dalla clubhouse, perché altrimenti vi buggerete, anzi non so se l'ho detto però ve lo dico adesso, e il glitch non funzionerà. Quindi a questo punto ragazzi, che cosa dovremo fare? Dovremo prendere semplicemente l'auto che vogliamo duplicare, in questo caso una Issy, questa è una Issy Incubo anche se è modificata così, e usciremo. Una volta che saremo usciti fuori, chiameremo il nostro centro operativo mobile. Come vedete il nostro amico è ancora lì, anche se non si vede l'icona dell'auto, perché comunque fino a che non la rimandiamo in deposito si vede. Appena la rimandiamo in deposito non si vede più, ma il nostro amico comunque sta sicuramente sull'auto.
Quindi a questo punto vi chiamate il vostro centro operativo mobile. Se non ve lo fa chiamare da sull'auto come è successo a me, scendete dall'auto e chiamate il centro operativo mobile. Una volta che ci sarà consegnato il nostro centro operativo mobile, il gioco sarà fatto, ragazzi. Basterà andare nel COM e mettere l'auto nel COM. Nel COM potete avere una LG RH8, come non potete avere un cazzo, come potete avere anche un'altra auto di questa. State sicuri che non la perderete, l'auto andrà semplicemente a sostituirsi nel garage dove abbiamo preso questa, insomma, ragazzi. Quindi a questo punto diciamo al nostro amico di scendere dal veicolo prima di entrare nel COM, e quando ci dirà che sarà sceso dal veicolo potremo entrare liberamente nel COM. Vedete, a me mi dice che è piena, però io qui avevo un'altra IS incubo che ho provato il glitch prima di portarlo, insomma. Quindi a questo punto, ragazzi, questa è una furbata, siccome il nostro amico ogni volta che dovrà portare l'auto in culo al mondo sarà lontano, quando voi entrerete nel COM l'unica cosa che dovrete fare è invitare il vostro amico nel COM senza aspettare che sia lì a rientrare, a tornare indietro, magari andate in culo al mondo con l'auto, invece lo invitate nel COM e siete pronti, insomma. Io qui adesso vado a spostare il COM, ragazzi, me lo vado a mettere davanti al, diciamo, all'Arena War, in una posizione un po' più comoda, in maniera tale che potrò fare avanti e indietro senza nessun problema e potrò continuare a fare il glitch in molta, diciamo, molta velocità. Non vi dico, ragazzi, che potrete fare un'auto ogni 30 secondi, però c'è buona probabilità, ragazzi, di poter fare un'auto al minuto. Un'auto al minuto, e non vi sto facendo clickbait o dicendo cazzate, ma è così. Vedete che io, va bene, dal video fatti incidenti, cose, cazzi e mazzi, però va bene, quello è poco importante, ragazzi. Quindi vi cercate un punto dove mettere il COM. Vedete, io qui ho provato a metterlo qui davanti, però non mi dava il pallino azzurro, quindi l'ho messo davanti al marciapiede sull'altro lato della strada senza nessun problema. Adesso ve lo faccio vedere qui, ma come vedete non mi dà il pallino azzurro, e quindi ovviamente se non vi dà il pallino azzurro è perché o ci sono auto vicino o perché siete in una posizione non piana, e quindi il COM non è disponibile all'apertura del portellone, diciamo, no? Quindi a questo punto ci mettiamo qui, io mi metto qui, poi voi mettete vendo cazzo ve pare, non mi interessa dove mettete, basta che ve mettete in un punto dove ve si apre il COM. Raga, lo ripeto, anzi lo dico, ma penso che sia sottinteso: nel terzo slot del COM dovete avere il deposito veicolo personale. Le auto che andrete a duplicare ogni volta, comunque, dovrete chiamare un afaggio o un'altra moto che non provenga dalla clubhouse, ragazzi, ok? Quindi a questo punto, per continuare il glitch, che cosa dobbiamo fare? Non andremo più a fare il primo passo della base operativa, ma come avete visto c'era l'altro personaggio nel camion con me, nel COM con me. Che cosa facciamo? Usciamo con il veicolo che abbiamo appena salvato e diciamo al nostro amico di portarselo via nuovamente, e basta. Noi l'unica cosa che a questo punto dovremmo fare è semplicemente ovviamente aprire il menu interazione, innanzitutto controllare dove sta il nostro amico, se si è allontanato, se sta vicino a noi o comunque se sta a distanza giusta, ragazzi. Vedete, tanto qui all'arena basta poco, basta qualche chilometro, ma neanche, per allontanarsi. E quindi a questo punto che cosa andremo a fare? Andremo a richiamare o un'altra Sanchez o un'altra Faggio non proveniente dalla clubhouse, ragazzi, mi raccomando. Quindi chiamiamo un'altra Faggio, se il nostro amico ci dice che non è sceso dal veicolo sta funzionando come prima, esattamente, ragazzi. Quindi entriamo dentro, vedete, il nostro amico non ha più l'auto, è qui a zondo nella mappa, e quindi a questo punto l'unica cosa che ci resta da fare è entrare nuovamente nella nostra Arena War
prendere l'auto che vogliamo duplicare, in questo caso sempre la IC Incubo, ragazzi, in maniera tale da poter fare più soldi. Allora, le auto che si possono duplicare sono un po' tutte, però alcune, ragazzi, se duplicate quelle di lusso, potete vendere l'originale e tenere il clone. Se duplicate le auto tipo MK2, non auto, moto tipo MK2 o altre auto tipo la Deluxe, riceverete solamente parte dei soldi. Se invece duplicate auto Bennis o auto Arena War, riceverete, diciamo, buona parte dei soldi, che è la metà delle modifiche più il 60% del costo dell'auto, ragazzi. Quindi, a questo punto, tirata fuori l'auto, entriamo nuovamente nel COM. Ovviamente ci dirà di sostituire, perché avremo giustamente un'altra IC Incubo nel COM. Andremo a sostituire e il gioco è fatto, ragazzi, e avremo nuovamente fatto il glitch. A questo punto andremo a reinvitare nuovamente il nostro amico, anche se volendo può anche tornare, però magari se è andato lontanissimo lo reinvitate nel COM, riprendete l'auto e ricominciate il glitch un'altra volta. Uscite dal COM, fate allontanare il vostro amico da voi con l'auto, chiamate un Vespino, una moto che sia, e quando avete fatto tutto ciò, ragazzi, entrate nuovamente nell'arena, prendete un'altra auto e rifate il glitch. Ragazzi, il glitch è facile facile, l'ho visto questa mattina, però ho trovato solamente il tempo oggi pomeriggio di girarlo. L'ho portato Bese Giraffe, e è una variante, diciamo, è una miglioria del glitch che c'era adesso. Comunque sia, usatelo perché funziona, ragazzi, funziona molto bene. Vi lascerò in seguito la data e l'ora in cui ho girato il glitch. Detto questo, un saluto a tutti e al prossimo video. Ciao belli!